Il flybridge nasce, nell'ambito del fisherman, come la necessità di vedere la linea d'orizzonte anche in condizioni meteomarine avverse. Gli scafi americani, sui quali è presente il flybridge, nella stragrande maggioranza dei casi non presentano guida interna, ragion per cui il flybridge diventa la postazione di guida principale ed unica nel caso la barca non sia provvista di Marlin Tower o Tuna Tower, o ancora di comandi replicati in pozzetto. La storia della nautica ci ha fatto conoscere diverse configurazioni di flybridge, perlomeno divisibili in due categorie, in base alle dimensioni e tipologia di sovrastruttura del quadrato. Vi sono i flybridge ribassati, raggiungibili come nel caso di modelli iconici come Blackfin 29, Bertram 28 e 31, Phoenix 29, con una scala composta di due o tre pioli al massimo. Queste barche nascevano con un cappello del quadrato così basso per poter agevolare il pronto contatto tra zona guida e pozzetto, fattore importantissimo durante l'azione di pesca, soprattutto con equipaggio risicato, ma anche perché, trattandosi di barche di dimensioni contenute, l'elevazione del baricentro avrebbe significato compromettere un rollio che già così non era proprio un riferimento della categoria, date le carene a V profonda con dead rise importante di cui erano dotati questi modelli. Poi esistono i flybridge di altezza regolare, che sono la maggior parte, come alcuni modelli degli stessi cantieri sopracitati, ad esempio Bertram dal 35 piedi in poi, Phoenix 38, Blackfin 38 e una moltitudine di altri modelli di cantieri come Viking, Atteras, Ocean, Cabo e tutti gli altri protagonisti del segmento convertible. Ciò che generalmente fa titubare circa l'acquisto di un'imbarcazione con fly, soprattutto quando si tratta di fisherman, è proprio la presunzione di un rollio accentuato, ma anche la sensazione di alienazione dalla scena di pozzetto di chi governa, e in parte tutto ciò è vero. In effetti è un po' così, sebbene il timoniere di un convertible si prende la croce di dedicarsi solo al governo dell'imbarcazione e all'avvistamento di mangianze, molto più dello skipper di un express, e ancor meno di un center console o di un walkaround. Diciamo che a bordo di un convertible la suddivisione dei ruoli può apparire più rigida, se non si acquisisce il necessario feeling con la barca, rispetto a una qualsiasi altra tipologia di layout. In ultimo, l'idea di essere esposti sempre alle intemperie, anche quando si avrebbe a disposizione un quadrato grande quanto una casa, alla guisa del nocchiere di una diligenza ottocentesca, può far desistere. Giovi pensare che i flybridge dei convertible sono ampi, completi di sedute anche per l'equipaggio, quindi il fattore alienazione può essere ben ridimensionato, se non totalmente accantonato. Inoltre, spesso, sono pure climatizzati e riscaldati. Tutto dipende da come riusciate a rendere ragione, magari con crociere in famiglia, di volumi da villetta al mare per tutto quanto già c'era lì, proprio sotto i vostri piedi.